Eccoci qua, ben trovati. Oggi parliamo di libri. Io sono alla biblioteca di Ponte Buggianese con il signor Cocchi. Eccoci qua, Rodolfo Cocchi, ben trovato. Io ero proprio curioso di conoscerla perché lei ha scritto un libro sui detti della provincia di Pistoia, vero? Sì, vero. Lo inquadriamo? Sui modi di dire. I modi di dire. Inquadriamolo un pochino. Ed è, diciamo, intitolato Il parlar figurato. Eccolo qua. Proprio facciamolo perché... Vedere. Eccolo, il parlar figurato. Sì. Proprio perché, diciamo, i modi di dire, ecco, si riferiscono... diciamo a, non a circonlocuzioni verbali molto complicate, sì, ma a modi di dire, ecco, che sono generalmente delle metafore, ecco, che danno subito l'idea del concetto, diciamo, di quello che si vuole esprimere, capito? Certo, per esempio, certo. Io gli faccio l'esempio, ecco, degli esempi, sì. Ecco, il primo che c'è, che è più curioso e che è da molte parti non compreso, è questo qui. Che dice rimanere coi randoli sul fico. Rimanere? Coi randoli sul fico. Che significa rimanere? Sentite, rimanere coi randoli sul fico. Di che zona è della provincia di Pistoia? Di Pistoia. Pistoia. Li leggo il significato. Non riuscire nell'intento, nonostante l'uso di mezzi illeciti, come accade a colui che si vede trattenere dai rami i bastoni che aveva scagliato sulla pianta di fico per far cadere e rubare i fichi. Esatto. Quanti anni fa è stato coniato questo modo di dire? Credo lì i modi di dire non hanno, cioè hanno una data, non si può risalire. Non si può risalire. No, assolutamente. Che ce ne poi sono un altro. Ce ne sono di quelli antichissimi, per esempio, aspetta se ne trovo un altro. Che tra l'altro anche tu è bellino, bugiardo come una lapide. Bugiardo questo come una lapide. È tipicamente pistoiese questo qui, no? Che dice riferito all'elogio riportato sulle lapidi funerarie, specialmente ottocentesche, dalle quali tutti i defunti risultavano persone di specchiate virtù, onestà e attaccamento alla famiglia, anche se in vita molte volte non erano state, sicché è venuto fuori il bugiardo. Quindi quando uno muore è sempre bravo, sempre bravo. Intanto arrivano i nostri amici, buonasera. È molto bellina. Intanto arrivano i nostri amici. E poi ce n'è un altro che dava questi trovano, perché ce n'è tante. Sì. Ecco, questo qui, anche questo. Intanto nella prefazione c'è scritto anche che ci sono parole scurrili in queste cose, certo, ma poi noi toscani, ecco, appunto, ci si spiega anche, certo, in modo di... anche per se, cui semplifichiamo, dico, molto a volte con una parolaccia, e poi nella prefazione dicono che la cosa, l'uso delle parole scurrili ormai è diventato talmente comune anche nella televisione, per esempio, nei giornali, che non deve scandalizzare più. E allora, per esempio, leggo questo: che gli ultimi a pelarsi sono i coglioni. Oh, eccoci qua, avete capito? Pronti? Tipicamente pistoiese. Modo di dire è generalmente usato da persona calva in risposta a chi ride la di lui calvizie. Ecco. La parola coglione è chiaramente usata nel doppio significato di testicolo e di persona poco furba, e fa riferimento al fatto che le zone pubbliche genitali sono le ultime a rimanere senza peli. Eccoci. Ora lei, signor Rodolfo Cocchi, mi dica in realtà, cosa fa? Io faccio il farmacista. Oh, ecco, avete capito, no? Che va a scavare, fa il farmacista e va a scavare nei nostri detti locali. Perché sono... Come mai si scrive queste cose? Ma come mai? Perché sono cose che probabilmente fra 50 e 50 anni non esistono più. Vero. Infatti ci ho scritto che sta diventando un'archeologia linguistica. Vero, certo. Perché ogni giorno che i ragazzi con la farina così non parlano neanche più e non hanno modo di capirli né di usarli, ecco, perché sono fuori del loro linguaggio, perché ormai è fatto solo di immagine e di strumenti elettronici, come stiamo utilizzando noi. Ecco, ora ve ne leggo una se la trovo, sì, un pochino più, eccoci, diciamo, meno scurrile. Ecco, un pochino più culturale. Culturale, diciamo, ok. Vediamo cosa ci trova.
per esempio, lei lo sa cos'è la lanciaia? No, io non lo so. Non lo so. Io sono pratese, sono arrivato in Val di Nievole, però sono molto curioso di questi letti. Veniva usata proprio nel Medioevo fiorentino. Ah, eccoci. Lanciaia, capito? Eccoci. Allora sono proprio ignaro di ciò. Vediamo un pochino. Eccoci qua. Nel frattempo, quanto tempo ci ha messo a scrivere questo libro? Ma a scriverlo non tanto, ma a raccogliere tutto. Non dico che è una vita, ma da giovanotto che cominciai, sì, disegnavo che mi veniva a mente. E poi da ultimo mi sono ritrovato tutta questa, diciamo, questi appunti. Copia di tutti. E che ne fa ora? Ora vanno stampati. Però c'è una cosa, vedi, che stamparli uno dietro l'altro così, senza un commento, un'ipotesi, una cosa, e diventa una specie di litania dei santi. Certo, insomma, certo, no? Certo. E allora questo qui è corredato proprio da tanti pensieri, ipotesi, che poi alcune delle quali te le farò perché penso che le interessino anche a lei. Aspetta, si cerca quella della lanciaia, sì. Vediamo un pochino. Andiamo alla lanciaia. E un'altra cosa, per esempio, essere indietro come la Martinica. Lei lo sa cos'è la Martinica? Lo dica lei. La Martinica era un freno a mano che era dietro ai barrocci. Si girava così e si adoperava quando il carico del barroccio era notevole, no? Certo. E per frenare le ruote si girava semplicemente in discesa, capito? Sì, 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 sì. Perché il carro non travolgesse il cavallo, praticamente. Certo, certo, certo. Quindi, allora era l'ultimo posto del carro, per cui si dice essere indietro come la Martinica. Come la Martinica. È un bel detto, questo è un bel detto, un detto curioso. Ci sono toscani, Ecco, vediamo un pochino. L'abbiamo trovata la lanciaia. Sì, sì, ecco. Eccola. Gocciolare come una lanciaia. Allora, antico, raro e tipicamente pistoiese. Si dice di una persona con il volto madido, imperlato e addirittura gocciolante di sudore per il caldo e la fatica. Da presente, no? Certo. Ora un po' meno, ma ai miei tempi, per esempio, che lavoravano sul serio, a un certo punto nell'estate, che lavoro facevano, gocciolavano no? Certamente, sì. Ecco. Allora, la lanciaia era detto, fino dai tempi precedenti, l'ultimo conflitto, uno scaffale successivamente denominato piattaia, che veniva appeso sopra l'acquaio. Era composto da alcuni ripiani dove venivano riposti i piatti asciutti, dopo che rigovernati e risciacquati erano stati inseriti in una lastrelliera che ne permetteva il gocciolamento. Vero, me lo ricordo anch'io, me lo ricordo da bambino, sì, me lo ricordo, la lanciaia, è vero. Ma dove si chiamava piattaia? Pialla piattaia, sì. Dunque, di modo che, da ciò il modo di dire, è che il gocciolamento... Sì. Ricordo davvero udito da bambino pronunciare questa parola da alcune massaie di campagna. Vero. Allora, di antica e nobile origine, la parola lanciaia deriva dal vocabolo latino lanx lancis, che significa piatto. Vede. La parola probabilmente nota e in uso nel periodo medievale, era sopravvissuta fino ai nostri giorni. La sua eliminazione, assieme a quella dell'arredo, è avvenuta in tempi moderni ad opera della lavapiatti. Esatto. E scherzosamente potremmo dire che tale eliminazione è stata seguita da occultamento di cadavere, nel senso che nessuno dei principali dizionari della lingua italiana riporta la parola lanciaia. È vero. Non esiste più. Qualunque vocabolario... E non esiste più. Senta, io la ringrazio tanto, lo facciamo rivedere il libro. Il libro. Guardi, mi ha fatto un gran piacere conoscerla, mi raccomando, non perdiamo le nostre tradizioni, guai, andiamo a cercare i nostri detti locali che sono importanti, perché sono la nostra storia e anche la nostra cultura. Sì, sì. Io la ringrazio tanto. E poi c'è, diciamo, tanto per inciso così. Per concludere. Ecco, la parte, diciamo, storica, ecco, che si riferisce alla costruzione di un monumento pistoiese sulla collina pistoiese, che si chiama la Torre di Catilina, sì. Ecco, perché fu costruita nel luogo dove si presume che sia avvenuta la battaglia. La battaglia, certo. Perché nei testi latini si dice che era avvenuta in Agro Pistoiense, cioè nel luogo pistoiese. E allora c'era
un personaggio di Pistoia, un personaggio molto facoltoso, ecco, che fece, insomma, ora la storia è un po' complicata perché c'è una dedica anche a Catilina e alla battaglia che si presume che fosse stata in quel luogo lì, però poi dopo successivamente altri diciamo interpretazioni di questo testo latino che parla della battaglia propendono per collocare il posto in un altro luogo. Va bene, io la ringrazio tanto, non perdiamo le nostre tradizioni e leggiamo il libro del signor Rodolfo. Arrivederci. Arrivederci.